Terza sconfitta di fila, vai. Contro il Napoli, ma l'abbiamo fatti i punti quest'anno per la salvezza, no? Perché tre sconfitte di fila, no? Ma qualcosa di assurdo, no. Raga, sto rosicando perché la sconfitta è arrivata in un modo che non doveva arrivare. Non doveva arrivare una sconfitta così perché la partita era da pareggio e dobbiamo ringraziare il nuovo giocatore del Napoli, ufficialmente per la prossima stagione, Federico Fazio. Federico Fazio. Federico Fazio. Federico Fazio, raga, Federico Fazio, giocatore di una classe sublime, no? L'immortacci, tu invece devi spazzare la dai insegna e te fa l'Eurogol, no. Cioè, raga, che c'è stato a commentare sta partita? La Roma sta partita ha approcciato meglio la partita contro il Milan e contro l'Udinese, è approcciata molto meglio la partita, ma alla fine è sempre questa, la solita solfa. Questa è la solita solfa, squadra ridicola. A me mi pare tanto una mentalità da mongoloidi. Tanto sti cazzi, giocavo col Napoli in Europa League, ci stavo, pensiamo ad agosto. A me sta cosa mi fa rodere il culo, che voi non ci avete idea, non, che voi non ci avete idea, che voi non ci avete idea, perché è una cosa paurosa. Scusate un attimo, era per la porta, perché a me mi fa rodere il culo aver perso col Napoli, con questo Napoli che non è per niente superiore a noi, perché alla fine le uniche occasioni che l'hanno creato il primo tempo, che hanno giocato forse un po' meglio di noi, sono state perché è entrato Fazio e ha cominciato a non prendersi più Milik. Io Fazio non lo voglio più vedere sulla faccia della terra. Io Fazio non lo voglio più vedere sulla faccia della terra. Poi per non parlare di Cristante, oh, la partita era abbastanza equilibrata nel complesso finché non entra Cristante, no? Cristante, così entra, prende il giallo e non fa un cazzo, una pippa umana. Poi se c'è gente che ancora mi difende Zappa Costa, io veramente gli tiro qualcosa, gli lancio qualcosa perché. Che Zappa Costa non può giocare nella Roma, è un giocatore limitato. Basta giocatori del genere. Fazio c'ha la 104. Fazio, Fazio, Fazio fa il retropassaggio e la dà Insigne che si inventa l'Eurogol. Che cazzo c'è da dire? Partita bloccata, partita divertente, ma mi rode il culo aver perso. Perché loro fanno un gol su Cagliacono, su una leggerezza di Bagnez, che Bagnez ha giocato un'ottima partita. E quell'altro, e Mkhitaryan si inventa un gol da paura che incrocia sul secondo palo un tiro vero, un gol della Madonna. E poi c'è Insigne che si inventa anche lui il gol. Infatti, bel gesto tecnico. Ma la cosa che mi fa rodere il culo è che è arrivato da un errore nostro. Noi siamo autolesionisti contro la Sampdoria di Avarà e contro il Milan di Longoala Pippa di Zappa Costa e Cludinese Cristante. E adesso Fazio, io mi sono rotto i coglioni. Cioè, noi paghiamo ancora la crocifissione di Gesù Cristo, eh. Noi la paghiamo ancora la crocifissione. Si è fatto male Smalling, cioè, ed è entrato Fazio. Abbiamo perso la partita per Fazio, no? Grande Fazio, grandissimo. Non capisco il cambio di Fonseca per Zaniolo. Ok, che è rientrato, sta bene, sono contento. Ma serviva più velocità e più freschezza. Zaniolo è appena rientrato e non può farti la differenza, no? Fonseca, fai entrare Under, fai entrare Perez. So che Under non ti piace, ma fallo entrare. Ma hai fatto giocare a Kluivert dal primo minuto che non ha strusciato un pallone. Il modulo mi è piaciuto, ma Kluivert. Kluivert, ma fammi giocare un der, no? Che c'è velocità, c'ha colpi, c'ha tiro dalla distanza, no? Mi fa entrare Zaniolo, per carità, è il più forte che ci abbiamo messo insieme a Dzeko, ma non può fare tanto. Mettici Perez vicino, che almeno Dzeko oggi era da solo, Dzeko. Ma che cazzo stiamo a dire? Ma terza sconfitta di fila, oh. La prossima ci abbiamo il Parma in casa, oh. Ma a me mi sono rotti i coglioni di perdere ogni partita, oh. È iniziata la sosta, ne abbiamo perse 3 su 4. L'ultima l'abbiamo vinta grazie alla magia di Dzeko, se no erano 4 sconfitte su 4. E raga, io mi sono rotti i coglioni. E mi sono rotti i coglioni con Fazio, gioca con Fazio, Fazio, Cristante, Zappa Costa. Basta, non è possibile, oh.